ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, ciao, buongiorno, buonasera, 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 buongiorno, buonasera. Fa freddo, eh? Un po' sì. Fa freddo in giro, ormai siamo in pieno inverno, sta nevicando un po' dappertutto, però è bello, è bello, perché io quando vado in montagna, che c'è tanta neve, mi diverto a sciare con il mio amico Mario e ci divertiamo veramente, passiamo delle giornate incantevoli. Sì. Quasi, quasi... Non si casca mai. Quasi. Quasi. Ma vi è andata bene, ma non, ecco, non dirlo troppo forte. Vabbè, vabbè. Ma si sta meglio negli chalet, credete allora, a me. Senti, ti posso dire che io quando vado in montagna passo delle giornate meravigliose, soprattutto specialmente a Pensa. Devo dire che noi normalmente non andiamo molto lontano, andiamo magari all'Abetone. Sì, nella dove nostra è, zona in Toscana. E all'Abetone è una neve difficilissima, per chi capisce lo sci, l'Abetone è una neve molto... discontinua e quindi è abbastanza difficile. Se uno scia un mese all'Abetone e poi dopo va in Val Gardena, per dire, nel Trentino, da qualche parte, gli sembra, il primo giorno gli sembra di essere il campione del mondo, perché è una neve meravigliosa. Molto più semplice. E allora, sì, molto più semplice. Quindi andremo sicuramente, caro Mario, andremo sicuramente anche qualche giorno su nel Trentino. Tutti così Mario all'ascolto, dice così. Per tre giorni ci sentiremo campioni. Io, Luciano, amo molto il nero, ma le piste nere proprio non le farei mai, anzi, manco quelle bianche. Va bene, partiamo con Puoi fidarti di me. Vai così, questo mio successo. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi, quando li provi sulla pelle ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare, perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi, perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. E adesso una new entry, facciamo entrare questa bella orchestra che viene proprio da Parma, questo carissimo amico che è leader di una bellissima orchestra, lui è un grande sassofonista, uno dei più grandi sassofonisti, devo dire, dell'era moderna, vero, che io vero. Abbia ascoltato, grande e virtuoso. Ci fa ascoltare una canzone storica per il sax, ed è proprio Il Battagliero, questo bel valse, lui si chiama Luca Canali, Canali. Per voi. Thank you.
E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi parte la nostra rubrica, la nostra sigla per l'intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E abbiamo con noi Genio e la Bubi Band. Genio e Bubi. Grazie. Nuova che ha già ben 2 anni, quindi non è più proprio neonata, ma quasi 2 anni. Quest'estate facciamo 2 anni. E com'è questa formazione? Com'è strutturata? Siamo 7 elementi. Siamo 2 fiati, 2 cantanti. Diciamo, mi ci metto anch'io perché faccio. Chitarra, tastiere e batteria. D'estate abbiamo anche l'ausilio del basso, cioè ecco, aggiungete basso. Quindi diventiamo in 8. Sì. Ma come, quando tu sei entrato nella band, quanti anni avevi? Ero giovane, le prime esperienze avevo 13 anni. 13 anni. Poi definitivamente sono entrato che ero appena maggiorenne proprio. Ma sei entrato nella band perché odiavi la scuola come a volte fa? No, io ero proprio innamorato di questo lavoro perché bello. Ancora queste cose, quelli giovani che sono arrivati da poco non le sanno. Comprendo. Una volta per fare questo lavoro, per come si faceva, per come si lavorava, ti doveva piacere, perché se no non... Tempo 2 minuti. No, abbandonavi. Io avevo una venerazione, ce l'avevo in casa e vivevo di quello. Pane, pane genio. No, beh, pane genio. Ce l'ho ancora, se no non farei questo lavoro. Però all'epoca lui arrivava a casa, c'erano ancora le famose cassettine. Le musiche cassette, per chi se le ricorda. Lui mi portava ogni mattina una cassettina nuova con la serata che aveva fatto e io mi mettevo lì 1 ora e mezza prima di andare a scuola. Che bello. Andare dietro con i brani. Che bello. E con la chitarra e con la tromba. Vediamo la versione del Papi, perché... Arrivavo a casa, chiaramente, che lui si alzava un po' prima, no? Lo vedevo lì nella sala, che insomma faceva finta di suonare la chitarra, mi imitava, no? Che bello. Da di fuori, ma rimanevo lì incantato, una cosa bellissima. Fa piacere, no? Avere l'ammirazione di un figlio, Proprio anche la passione, proprio vedere la passione. Come dicevo prima, come poi confermerà anche Luciano, cioè per fare questo lavoro ai tempi... Ma certo. Primo bisogna saper suonare, certo. E secondo dovevi proprio avere una passione smisurata, perché tra ore di viaggio... E suonare, montare, smontare, torni a casa, dormi un'ora, voglia di lavorare. E io, mia mamma era contenta perché d'estate a 13 anni io già andavo via con lui, non aveva neanche il pensiero dove va, cosa fa. Infatti, quindi era tranquilla. E l'estate l'ho fatta così. Poi dopo, da appena maggiorenne, appena finito il conservatorio, sono andato direttamente in pianta stabile. Cosa hai studiato al conservatorio? Tromba. Poi dopo di mio ho fatto un po' la chitarra, un po' sempre piaciuta la batteria. Sono di quei figli che... metti un po' sta. Certo, un po' sta. Bello. Quel poco che resta è una canzone che canta la vostra cantante. Esatto, un brano proprio mirato che Gianni l'ha messo proprio lì per la nostra cantante. Certo. Un brano nanniano, Nanniniano, sì, ecco. Una duina veloce. Moderato, però fatto roccheggiante. Quelli che funzionano. Allora l'ascoltiamo, la conosciamo. La cantante dell'orchestra la conosciamo anche noi, oltre che ovviamente il pubblico, magari molto pubblico la conoscerà già, ma è sempre meglio conoscerla un po' di la più. Vediamo, fa parte del nuovo album che è uscito proprio in questi giorni, quel poco che resta. Come si chiama la cantante? Vanessa dell'orchestra Genio e la Bubi Band. Raccolgo di te quel poco che resta, ma dentro di te il vuoto fa festa. Amore che vai, hai finito le scale e questa partita ti è andata.
ragazzi, che questi bravi, ragazzi hanno un bel successo con questo tu che sai fare. Loro sono i ragazzi del Sentiero del Cuore, Nina e Gianni. Gianni Coletti. Vai. Tu che sai fare? Tu che sai fare? Tu che sai fare? Che sai fare? Da dove minchia arrivi, eh? Vengo da Livorno. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Sono il boia te. Faccio l'imitazione degli uccelli. Questo è l'usignolo livornese. Il cacciatore che vede l'usignolo. L'usignolo voce più. Boiati. Questo è il galletto livornese alle 4 di mattina. Il galletto livornese alle 4:30 di mattina. Il galletto livornese alle 5 di mattina. Il galletto livornese che dorme. Boiade, saluto la mia Livorno. Portatemelo via, portatemelo via. Tu non sai fare. Tu che sai fare? Tu che sai fare? Tu che sai fare? Che sai fare? You sent for the better. Better than all the rest. Never what you say.
Ricordi di ritornelli, ce la fate voi, la nostra scaletta, siete voi con le vostre mail, continuate a farlo perché noi piano piano cercheremo di accontentare sicuramente tutti e piano piano ci riusciremo. Sicuramente. Oggi chi ci scrive? Ci scrive Natale. Natale. Bel nome, è un po' in ritardo, da Carmignano in provincia di Prato. Vi seguo in TV tutti i giorni, bravo. Grazie. Mi piace la vostra compagnia e la vostra musica. Avete qualche canzone di Modugno che non sia Volare o Piove? Grazie e felice anno nuovo Natale. Allora, la canzone che hanno trovato per te è Vecchio Frac, famosissima. Comunque è la canzone di Domenico Modugno, considerata da molti la più bella del suo repertorio, una ballata struggente che racconta le ultime ore di un personaggio misterioso, scritta e incisa nel 55, pochi mesi dopo il suicidio di Raimondo Lanza di Trabia. La canzone scalò le classifiche soltanto nel 59, dopo Nel blu dipinto di blu. Fu un successo clamoroso non soltanto in Italia, ma anche, pensa, in Giappone, in Sud America, in Spagna, in Grecia e soprattutto in Francia, dove valse a Modugno la consacrazione all'Olimpia. L'ascoltiamo dalla voce della nostra Mina, la cantante di Fado, nostra, del nostro cast stellare, per te, Vecchio Frac. Io devo dire che tra l'altro Modugno è stato uno dei più grandi autori che l'Italia ci abbia regalato, veramente un grande, con un'originalità straordinaria. Sì, le canzoni. Infatti. Io da autore posso dire che quando lui scriveva le canzoni erano proprio originali, sentivi che erano di Modugno, ma non ce n'è una, cioè sono proprio originali, è una cosa meravigliosa. Ho avuto il piacere di lavorare con lui alla Bussola di Bernardini proprio in Versilia, parecchie serate, l'ho anche conosciuto. Devo dire che forse non era il massimo della simpatia sotto l'aspetto dietro le quinte, ma come autore, ragazzi, non c'è niente da fare, era sicuramente il più grande che l'Italia ci abbia mai dato. Regalato. E allora Ricordi di ritornelli per Vecchio voi. Frac. Avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randagio se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Cilindro, un fiore e un frac. Proseguono i ritornelli attuali invece sì, con l'amico Diego Zamboni che All'insegna ci fa ascoltare La dell'amore. E vai. Come amore. Vai Diego. Cosa farò? Lei
come canzone d'amore. A come amore, B che batti cuore, voglio far l'amore con te. Ciao a tutti, ciao, andate a ballare, mi raccomando, vi aspettiamo tutti il giorno della Befana, proprio il 6, vi aspettiamo tutti a Pisanova e festeggiamo anche tutti insieme il compleanno del direttore di questo bel locale che è Agostino. E allora nel frattempo ci vediamo domani con Ritornelli, sì o no? Certo, sì, dai, certo. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.